Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Ma che bello è la settimana dei Toti, la squadra dell'anno, il momento più atteso su FIFA ogni stagione. E noi oggi ci andiamo a vedere per tutto, poi anche il resto della settimana, i migliori giocatori ruolo per ruolo prima dell'uscita dei Toti, che appunto poi, diciamo, andranno a scombussolare un po' la situazione. Partiamo dai difensori, mettetevi comodi e andiamo a vedere subito perché abbiamo delle belle sorprese. Primo difensore di cui vado a parlare è Lucio nella sua versione Marvel. Attenzione, dico primo perché tutti i giocatori li troverete in ordine decrescente di gradimento, per cui lui è il più forte in assoluto secondo me ad ora. E lo conosciamo benissimo perché 1,88 m, ottimo work rate, 3 skill, 4 di debole, body type perfetto, forte ed aggressivo, recupera praticamente qualsiasi palla gli graviti attorno, sposta qualsiasi avversario, è forte anche di testa. Quello che magari vi posso aggiungere su Lucio, perché vedo che è una domanda ricorrente, è la differenza con la sua versione 89, perché come potete vedere io ho avuto la fortuna di trovare questo non scambiabile, però qualora avessi avuto anche i crediti probabilmente mi sarei tenuto l'89, perché in termini di rendimento non c'è questa gran differenza e salvare comunque un 300-400.000 crediti mi permette di poter andare a migliorare altri reparti. Poi qualora dovessi avere una squadra completa e volessi mettere una ciliegina sulla torta, chiaramente vado sul Marvel perché c'ha quel quid in più, però rispetto all'89 non è neanche così diverso. Secondo nome è quello di Presnel Kimpembe, giocatore fortissimo, 1,89 m normale alto, quindi più o meno alto come Lucio, stesso workrate. Per quanto riguarda le statistiche, abbiamo un giocatore velocissimo, differisce con il precedente però più per il body type perché è un po' più snello, ma questo suo essere snello lo aiuta tantissimo quando deve uscire, in particolare alto per recuperare la palla con l'L2. Difatti è molto agile, ha un ottimo equilibrio e anche una gran reattività per essere un DC. 86 di freddezza, intercettazione 90, lettura difensiva 86, contrasto in piedi 91 e 93-95 tra forza e aggressività completano il quadretto di un difensore per me perfetto. Chiaramente stile intesa consigliato, ombra, prende Lengti, non ve lo sto neanche a dire, e al momento ha scalato tutte le mie gerarchie personali ed è anche uno dei difensori che si è visto di più all'interno dei tornei competitivi e non solo, perché ha degli ottimi lì. Terzo posto per Rafael Varane, difensore centrale anche qui che non ha bisogno di grossissime presentazioni, 1,91 m normale alto, per lui un body type un po' più alla Kimpembe, una via di mezzo tra Lucio e Kimpembe, perché non è secco come Kimpembe ma non è largo come Lucio, però body type anche qui in questo caso ottimo. Qui abbiamo meno agilità rispetto a Kimpembe e un pochino si sente, però sulla reattività e sulla freddezza siamo su ottimi valori, statistiche difensive allucinanti, 91 di forza, 83 di aggressività, lo rendono uno dei difensori attualmente più forti in assoluto. Come al solito si è verificato anche quest'anno il classico momento in cui Stovaran esce e sembra un brocco, ma poi all'interno della sede del Canada a Vancouver hanno schiacciato il tasto sblocchiamo Varane e pare che abbia raggiunto il suo potenziale. Anche lui si è visto usare tantissimo all'interno dei tornei competitivi, anche perché ti dà tutta una serie di link abbastanza interessanti e poi ti permette anche di avere qualcosina in più in fase di impostazione con quell'82 di passaggio corto e 81 di passaggio lungo, che per uscire da dietro non fanno mai male. Quarto posto per una vecchia conoscenza, Kalidou Koulibaly, il Path to Glory, quello dei mondiali per renderci conto, 1,87 m, quindi bene o male siamo sempre in quel range di altezza lì, per lui un body type molto più alla Varane, abbastanza spesso, è veramente qualcosa di allucinante perché prende e sposta tutti, recupera un botto perché ha 90 di velocità scatto con Lengti che sopperisce all'accelerazione. Pecca leggermente in equilibrio, ma quello 55 di agilità io vi assicuro che è un parametro completamente fake. È una carta che si muove benissimo, con la quale potete recuperare anche tante palle alte, infatti ha 90 di reattività. Ottime le stats difensive, spicca in particolare il 93 di lettura difensiva e l'88 di intercetto. 97 di forza, allucinante, praticamente con i contrasti entra e massacra gli avversari, e 86 di aggressività completa il quadro di un difensore che per me è fortissimo e anche in questo caso vi consiglio come stile d'intesa ombra. Eder Militao, ve l'avevo spoilerato per un attimo, lo metto leggermente dietro Koulibaly e anche in questo caso abbiamo un difensore alla Kimpembe, scendiamo di un centimetro, 1,86 m, abbastanza smilzo in game ma con 83 di forza e 88 di aggressività sopperisce tranquillamente a questo problema. La cosa che un po' mi infastidisce è il 78 di freddezza, che spesso fa sì che
ti perde un rimpallo, ti fa una roba, non ti vince un contrasto, però un difensore di assoluto livello, soprattutto per gli amanti della difesa manuale, e che quindi prendono il difensore, escono dritto a cannone e recuperano palla per ripartire. Ovviamente difende anche molto bene dentro l'area di rigore, ma rispetto a quelli che vi ho fatto vedere in precedenza, non ha questi grandi interventi automatici. Appunto, lo preferisco nel caso in cui mi diciate: Matte, io preferisco giocare selezionando e tenendo un po' il controllo della situazione. A lui lui è perfetto, e chissà se uscirà la sua versione Toti, che penso sarà una delle carte più rotte mai viste all'interno di FUT. Successivamente, dopo Militao, mi metto Virgil van Dijk rigorosamente nella sua versione 92, quello World Cup Star. Stories, scusatemi, 2 di skill e 3 di piede debole, ma poco ci interessa. Normale alto, body type in questo caso molto più alla Lucio. Il 93 di velocità scatto sposa perfettamente Lengthy, perché anche lui in campo aperto è tutt'altro che lento. Buoni anche i passaggi in questo caso, pecca un po' in agilità, ma recupera tanto con la reattività. Però se vi dovessi fare un paragone, diciamo che con l'L2 si muove tipo Lucio, ecco, non è proprio rapidissimo nello shieldare i movimenti dell'avversario quando fai micro in area di rigore, però quel 92 di freddezza abbinato a 94 di forza e parametri di difesa come lettura difensiva 93, intercetto 92, contrasto non piedi 93, lo rendono attualmente, nonostante tutto, uno dei giocatori migliori. Abbiamo visto poi che con il live update i giocatori controlled vanno via meno in velocità, e questo Virgil ha recuperato tantissimo dopo quell'aggiornamento lì, e secondo me è assolutamente uno dei difensori migliori al momento. Successivamente un altro difensore di Premier League, ovvero Aymeric Laporte, 1,91 m, quindi qui risaliamo con i centimetri, normale il work rate, che ogni tanto lo lascia indolente in mezzo al campo. Velocità scatto 85, ottimi passaggi anche per lui, reattività 90, però a livello di movimento qui siamo un po' più su quelli di Koulibaly, ma non con quell'agilità, un po' meno, una via di mezzo tra Koulibaly e magari Van Dijk che abbiamo appena visto, perché in game è bello possente sto Laporte. Statistiche difensive incredibili, forza 90, aggressività 88, in più è del City, quindi lo potete linkare con un De Bruyne, con un Ederson, con un Walker. Ci sono veramente tanti modi per dare intesa a questo Laporte, e io mi ci sono trovato molto bene quando l'ho provato e ve lo straconsiglio. Tomori, prossimo difensore sulla mia lista, rigorosamente nella sua versione 86 IF, e che caschi il mondo non nella sua versione Winter, perché non so che c'ha quella versione Winter, magari mi verrete voi in soccorso nei commenti se avete avuto la stessa sensazione, ma l'ho trovato veramente ambiguo. Invece questa versione 86, soprattutto magari se avete una Serie A, per me continua a dominare, perché Lengthy ha un'ottima accelerazione, ma una velocità scatto veramente fuori dal comune. Lo andate a boostare tranquillamente con un'ancoretta come stile d'intesa per cambiargli lo stile di corsa su PS5. È uno di quelli che ha la migliore agilità, il migliore equilibrio, la migliore reattività, un'ottima freddezza, spiccano sia le intercettazioni che la lettura difensiva, buona anche l'elevazione accompagnata da un'ottima forza e aggressività. Lui, per quanto mi riguarda, rimane al momento uno dei top assoluti in questo reparto qui. Andiamo a concludere con l'ultimo difensore sulla mia lista, che è Cristian Romero, 1,85 m, quindi il più piccolino di questa classe, però grazie agli upgrade presi con la vittoria del mondiale, 5 di skill e 5 di piede debole, che dici tu che cavolo ci faccio, ma non si sa mai. Ottimo per quanto riguarda anche la fase di impostazione con l'84 di passaggio corto, anche per lui un'ancoretta per il Lengthy, di modo che gli sfruttiamo un po' lo stile di corsa prolungato, nonostante abbia una ottima accelerazione. Buona anche in questo caso l'agilità, l'equilibrio e la reattività, è uno di quelli con la miglior freddezza che si traduce in concretezza, quindi difficile che sbagli contrasti e perda rimpalli. Ottimi gli intercetti, la lettura, la scivolata, forza e aggressività. Io lui lo metto per ultimo semplicemente perché avesse avuto un po' più di velocità, avesse avuto un body type leggermente migliore, sarebbe stato molto più in alto in questa classifica, però il suo essere giocatore totale mi piace tantissimo. Raga, anche per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti se c'è qualche giocatore che magari avreste inserito e al posto di chi. In descrizione trovate, come sempre, tutti i link, in particolare la piattaforma Viola dove sono live tutti i giorni dalle 8 fino alle 2. Un salutone dal vostro Liberoschi e alla prossima. Ciao!